Terza giornata della Serie Elite, Tana dei Lupi contro Borussia 14. Sta per iniziare la gara, tutto pronto. Si parte, calcio d'inizio. Palla gestita sulla sinistra, poi prova il mancino da fuori alto. Ancora difende il pallone nell'auto di sinistra, prova la conclusione, bloccata. Pallone giocato in mezzo, poi la svirgola sul secondo palo, il tentativo da fuori, la palla che finisce in out. Ancora il cross dentro, il controllo davanti al portiere, il gol! Il vantaggio del Borussia con Chiodo che anticipa benissimo il portiere con il destro, 1-0. Calcio di punizione, parte col mancino alto. Ancora il pallone gestito sulla sinistra, il tocco dentro, la deviazione del portiere. Ancora il destro, il tocco in mezzo, il tiro, la respinta. Si riparte con il secondo tempo. Il pallone giocato al limite, poi il tocco corto, il destro da fuori alto. Ancora difesa sul pallone sulla sinistra, poi il tocco in mezzo, il destro, il gol! Il 2-0 di Chiodo, la respinta del portiere non è bastata, il pallone è finito all'angolino, 2-0. Calcio d'angolo, il pallone sul secondo palo, il destro da fuori, il gol! Accorcia le distanze, la Tana dei Lupi, bellissimo, il gol di Ferro che si coordina perfettamente, palla all'angolino, 2-1. Ancora sulla destra, guarda dentro, vuole andare al cross, si accentra, può anche andare al tiro, lo effettua, ha bloccato. Ancora sulla sinistra, attenzione, il pallone in mezzo, il destro non riesce a deviare in porta, poi il pallone allontanato. Ancora vuole andare al cross, lo effettua basso, respinge il portiere, il pallone rimane lì alto, incredibile. Calcio di punizione, pronto Ferro, con il destro deviato in angolo. Attenzione al contropiede, 2 contro 0, porta avanti il pallone, punta il portiere, il tocco in mezzo, non c'è nessuno però. Ancora uno contro uno, il controllo, il destro, la parata. E finisce così, vince il Borussia 2-1. Sì, il commento, diciamo a livello di gioco non c'è stata partita secondo me. Ci siamo mangiati, penso almeno 4-5 gol con chiare occasioni da gol proprio nitide. E niente, per la partita 3 punti buoni. In classifica 4 punti e proseguiamo per la nostra strada. Sì, una bella dimostrazione di carattere, i ragazzi hanno lottato fino alla fine su ogni pallone, i 3 punti fondamentali, lode ai ragazzi perché hanno dato tutto.